Ho iniziato a giocare a calcio all'età, quando ero veramente un bambino. Giocavo a Trebisacce, poi sono stato selezionato dall'Inter e da lì poi mi hanno selezionato un bel po' di squadre italiane, tra cui la Regina. Ho scelto di venire a Reggio Calabria perché, essendo un calabrese, e perché c'era molto interesse da parte della Regina. Allenarsi giorno dopo giorno, sacrifici, umiltà e molta, molta passione. Posso? Oggi sono io, ragazzi. Beh, sinceramente sono stato sempre legato con tutti gli allenatori, a partire dal primo, da quelli del settore giovanile, fino ad arrivare all'ultimo, perché siccome sono un ragazzo molto umile, vado d'accordo con tutti e quindi dico grazie a tutti per quello che sono diventato. Per me è il ricordo più bello fino adesso. Ho giocato 6-7 anni, pochi anni dai, diciamo, però è il ricordo più bello, un'emozione indimenticabile. Secondo me questa potrà superarla soltanto la vittoria del campionato di quest'anno, forse, non lo so, speriamo di riuscirci, così possiamo valutare in seguito. Sono stato un anno e mezzo ad Agrigento e un anno e mezzo a Matera. Ad Agrigento era la mia prima esperienza, diciamo, fuori, perché sono stato sempre qui alla Regina fin da piccolino. Mi sono trovato bene sia ad Agrigento sia a Matera. Mi sono servite entrambe per crescere. Tutto, veramente tutto. Per me è la maglia più bella che un calciatore possa indossare. Lo dico forse perché sono un tifoso o perché sono cresciuto qui, ma è veramente una sensazione bellissima quando entri al Granillo. E per me è tutto, dai. Paragonerei il presidente alla sua storia, a quella di Gesù, il Salvatore. Diciamo, è arrivato a dicembre, Gesù è nato a dicembre, quindi lo paragonerei a lui. Diciamo che sono un giocatore duttile, dove c'è bisogno io do sempre il mio massimo. Sinceramente il mio ruolo è centrocampista, mediano, mezzala. Riesco a ricoprire tutti i ruoli, però finché ci sarà bisogno ci sarò sempre.
un campionato difficile, ci sono abbastanza squadre attrezzate, costruite per cercare di vincere, o comunque di far bene. Vedi Catanzaro, Ternana, Bari, Catania, ci sono un sacco di squadre veramente blasonate che puntano a far bene. Grazie, è merito loro, anche merito loro che siamo lì in classifica. Chiedo a loro di starci più vicini possibili, specialmente in questi momenti belli, ma anche magari, speriamo non arriveranno, ma se dovessero arrivare mi auguro che loro siano sempre lì a sostenerci, perché con il loro aiuto possiamo andare sempre più in alto.